Per quanto riguarda allora la vicenda di Bergamo, vorrei ricordare che ovviamente ci riporta alla memoria un momento particolarmente drammatico della nostra storia, un momento in cui abbiamo affrontato un virus invisibile. Oggi c'è quasi una rimozione collettiva, ma ricordiamo un virus invisibile con cui abbiamo lottato come comunità italiana, come istituzioni, quasi a mani nude, perché siamo stati il primo paese occidentale colpito e anche quello più profondamente. Ovviamente non c'era un vademecum, quindi abbiamo costruito un percorso e devo dire la verità, ritengo di aver agito con la massima umiltà nel confronto con gli esperti, con gli scienziati, i quali anche loro non esibivano, almeno nella parte iniziale della pandemia, certezze scientifiche, col massimo senso di responsabilità e col massimo impegno. Questo sì, perché ho lavorato fianco a fianco con loro, direi, anche non solo il giorno ma anche la notte. Detto questo, ci sono delle verifiche giudiziarie, ben vengano, perché io credo che sicuramente i familiari delle vittime e tutta la comunità nazionale ha il diritto di che ci siano queste verifiche giudiziarie. Io per quanto mi riguarda, solo già dichiarato, sono assolutamente disponibile a confrontarmi, a offrire la mia massima collaborazione nelle sedi giudiziarie che mi verranno offerte e chiaramente per rispetto anche ai familiari delle vittime di Bergamo, ma non solo. Vorrei anche ricordare che dobbiamo onorare 188.000 morti in tutto il territorio nazionale. Questa è una ferita che non si rimargina, è una ferita che rimarrà come una tragedia della nostra storia. Quindi ben vengano tutte le verifiche giudiziali del caso.